mister, oggi vittoria importantissima per quanto riguarda la sfida salvezza. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, sì, in casa noi dobbiamo per forza giocare a questi livelli, perché fuori casa abbiamo dei problemi di attenzione e di concentrazione che ci stanno togliendo dei punti importanti. Quindi in casa dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Oggi abbiamo giocato contro una squadra attrezzata per questo campionato e abbiamo dimostrato che possiamo starci anche noi nelle zone tranquille e possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo solo migliorare fuori casa, perché è un periodo che non riusciamo proprio a uscirne fuori. Basta un problema e diventa una montagna da scalare. E invece no, perché si vede, perché giocando, abbiamo giocato un bel calcio a 5 oggi, con dei schemi, con dei movimenti molto importanti che hanno creato difficoltà a una squadra comunque che sta lassù. Quindi questo deve essere un trampolino di lancio per farci migliorare sempre ogni prestazione. Abbiamo visto anche nella seconda frazione una buona condizione atletica che vi ha visto sia al primo tempo che al secondo veramente dominare e raddoppiare su ogni uomo. Sì, abbiamo una buona preparazione, ci stiamo allenando a volte con pochi giocatori perché tra problemi di lavoro e cose varie, però cerchiamo di mantenere tutti sugli stessi livelli a livello fisico e i risultati poi, se uno ci crede, vengono per forza. E noi dobbiamo continuare a lavorare, il nostro campionato è questo, è tutta sofferenza fino alla fine, cercando di migliorare di partita in partita e di fare punti fuori casa, perché è importante. Mister, una sconfitta brutta dal punto di vista del gioco, però guardando l'orgoglio finale, per quanto ho visto, è stata combattuta alla fine. Sì, purtroppo noi è un periodo di tempo che quando andiamo in trasferta facciamo enorme fatica, non so da che cosa possa dipendere. Oggi sicuramente anche le dimensioni del campo un pochettino sicuramente hanno influito. E poi è normale che in questi campi qui loro sono abituati, giocano tutto l'anno, si allenano tutto l'anno e così, insomma. Quindi lei dà una colpa più che al gioco, alle condizioni del campo? Assolutamente, come ho detto prima, noi è un periodo di tempo che purtroppo, soprattutto fuori casa, facciamo enorme fatica a entrare in partita. E questo è un grosso difetto che me ne assumo anche le responsabilità, però siamo entrati in questo tunnel scuro e non riusciamo a vedere la luce. Si deve ripartire dalla grinta di Leone? Dalla grinta di Leone, ma non solo. Tante volte la grinta non basta, serve anche, questo sport è tanto, però serve anche la lucidità che magari oggi ci è mancata e ci poteva anche fare una prestazione un po' diversa.